cambia siamo noi. Io mi occupo da, ormai sono 35 anni, di studi legati al mondo rurale, alla cultura contadina, e da lì sono germinati tanti interessi. È germinata la mia attenzione verso le sementi, verso le biodifferenze, verso anche un'editoria attenta a questi mondi. L'attenzione verso il mondo rurale mi ha portato a viaggiare per anni tra i contadini della mia terra, tra i contadini della montagna ligure. E lì mi ero accorto che c'era un tempo nel quale i contadini si autoproducevano le sementi ed era cosa che ormai facevano a quel tempo solo i vecchi. E lì avevo imparato veramente tante cose. Diciamo che da questo nucleo di tipo ruralista poi sono nate un po' tante branche, tanti rami. Nel 1998 la Comunità Europea, con una direttiva, la numero 95, ha emesso le regole per riformare tutte le leggi sementiere. Si diceva che in pratica tutti i materiali da riproduzione, i semi per capirci, possono essere fatti circolare in modo oneroso o, attento, in modo non oneroso, quindi anche gratuito, soltanto se sono iscritti ai registri sementieri nazionali. Se una varietà non è iscritta a un registro sementiere nazionale, quindi non ha caratteristiche di uniformità, e quelle dei contadini non possono avere caratteristiche di uniformità, a quel punto tu non puoi neanche più regalarla, e lo scambio o il dono di una pannocchia o di un po' di fagioli diventava materia penale. Per quello che nel 2000 mi era venuto in mente, con pochissime altre persone, di tentare un coordinamento fra chi si occupava di questi argomenti. Era nato l'embrione della rete Semirurali, è un primo gruppo di persone che ha lavorato su un'ipotesi di legge che permettesse all'Italia di andare in deroga rispetto a quella direttiva europea, e così è stato perché nel 2007 una proposta di legge che avevamo costruito, spinto, discusso, siamo riusciti attraverso un modo un po' escamotiero, un po' fantasioso, a farlo passare attraverso il Parlamento. È vero che non si possono scambiare, regalare sementi, ma questo non vale per tutte quelle varietà chiamate da conservazione, cioè quelle varietà che sono state tenute regolarmente nel tempo delle generazioni. Da lì poi è nata l'attività più generale della rete Semirurali, che si è costituita nel 2006 e che ha avuto come compito di creare un secondo livello tra molte associazioni contadine, partendo dalla politica delle sementi, dalle informazioni sui semi, dalla diffusione dei semi e soprattutto da un'attività di informazione ai contadini perché imparassero a conservare le loro sementi, ma imparassero anche a selezionarle in modo partecipativo, insieme, e anche a mescolarle. Oggi la rete è una struttura importante, una struttura che riunisce più di 40 associazioni con uno staff di una decina di persone che ci lavorano a tempo pieno, quindi qualcosa di consistente. Una delle prime conseguenze dell'uscita della direttiva 98-95, che di fatto vietava lo scambio, la libertà di scambio, ma anche di dono dei semi, in Liguria si era tradotta nell'organizzazione di una grande giornata di libero scambio dei semi autoprodotti. Mandillo in genovese vuol dire fazzoletto, sarebbe il fazzolettone nel quale si conserva la frutta, i funghi. C'è un fazzolettone pieno di semi. Siamo nel 2000, e l'avevano fatto invitando tutti quelli che in qualche modo riseminavano delle proprie varietà a portarle, a condividerle, e avevamo chiamato anche i giornali, la TV, per dire: noi ci denunciamo, diciamo pubblicamente che stiamo commettendo un reato penale
benché commesso dagli inizi probabilmente dell'umanità, è sempre stato normale scambiarsi i propri semi. Diciamo che stiamo facendo qualcosa che per legge è vietato, ma che di fatto rappresenta un'espressione di un diritto originario. E da quel momento c'è stata l'esplosione degli scambi dei semi. È diventato legale, pian pianino sono nati in tante parti d'Italia, oggi se ne fanno circa un centinaio in tutta Italia. L'Italia che cambia è pura espressione di speranza. Da una parte ritrovare la bellezza e dall'altra reagire, non anteponendo la guerra alla guerra, se no ci finiamo dentro, ma a ciò che è brutto, per dire non lo accettiamo. Questo credo che possa segnare un modo, non il modo, ma un modo per risvegliarci all'esterno. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.